Diamo inizio ai nostri lavori nell'ora prevista dal programma, quindi evitando quarti d'ora o mezz'ore accademiche. E vorrei illustrare brevemente il senso di questa iniziativa, partendo però da alcuni doverosi ringraziamenti. Innanzitutto un ringraziamento all'istituzione che ha garantito il suo patrocinio a questa nostra giornata, e cioè Roma Capitale, istituzione della quale abbiamo qui quale autorevole rappresentante, l'onorevole Maria Gemma Azzuni, vicepresidente vicario dell'Assemblea Capitolina di Roma Capitale, che devo dire ci ha dato una grossa mano nell'organizzazione di questo convegno. Ringrazio inoltre le associazioni, le organizzazioni che hanno affiancato l'Associazione Futura Umanità nella preparazione di questa iniziativa, e cioè il Museo Storico della Liberazione, il Museo di Via Tasso, l'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, l'organizzazione provinciale di Roma di questa associazione. Saluto, perché è già presente tra noi, Tina Costa, che porterà a nome dell'ANPI una testimonianza della lotta partigiana a Roma in particolare. E un saluto particolare vorrei rivolgere a studenti e docenti dell'Istituto Federico Caffè. Salutiamo. Questa iniziativa è stata pensata anche come iniziativa rivolta ai giovani, perché non sempre, diciamo, nelle nostre scuole il tema della resistenza, della lotta di liberazione trova quei necessari approfondimenti che dovrebbero contribuire alla cultura civile, anche oltre che storica, delle giovani generazioni. Questa iniziativa è pensata non come un'iniziativa celebrativa. Inizialmente pensavamo di svolgere un convegno di questo tipo intorno alla data del 25 aprile, come sarebbe stato più ovvio. Pensammo a suo tempo che probabilmente ci saremmo trovati di fronte a numerose iniziative in occasione del 70° anniversario della liberazione del nostro paese dal nazismo e dal fascismo. Viceversa, abbiamo dovuto constatare che non c'è stata questa fioritura di iniziative intorno al 25 aprile scorso. E comunque, onoriamo questo impegno entro l'anno che segna appunto il 70° anniversario della liberazione del nostro paese. È un convegno che intende avere un taglio storico e scientifico, quindi non un taglio celebrativo, né un'impostazione puramente concentrata sugli aspetti militari della lotta di liberazione. Abbiamo voluto dare un rilievo, una priorità ai temi più propriamente storici e politici che caratterizzarono appunto quella fase storica della vita del nostro paese, mettendo in evidenza, lo sentirete poi dalle relazioni dei docenti qui presenti, mettendo in evidenza i fondamenti dell'Italia democratica e repubblicana che sono rintracciabili appunto in quel biennio tragico ma anche esaltante della lotta di liberazione tra 1943-1945. E in particolare intendiamo analizzare il modo in cui un partito politico, il Partito Comunista Italiano, seppe gestire i diversi aspetti politici, sociali
militari della lotta di liberazione, dando vita a vere e proprie elaborazioni teoriche come quella della democrazia progressiva, che vide protagonista fra l'altro un giovane come Eugenio Curiel, e partecipando attivamente a concrete sperimentazioni sul campo di ciò che avrebbe dovuto poi trovare applicazione nella nuova Italia repubblicana, cioè le repubbliche partigiane, in particolare quella dell'Ossola, e i consigli di gestione nei luoghi di lavoro. Gran parte di quelle esperienze hanno poi trovato una traduzione di ordine giuridico negli articoli della Costituzione repubblicana. Ecco, questo è un po' sommariamente e in sintesi il senso che vogliamo dare a questo nostro convegno, e a questo punto io passerei senz'altro a quanto è previsto dal nostro programma e quindi darei la parola per un saluto di Roma Capitale a Maria Gemma Azzuni, che è qui alla mia sinistra e che è vicepresidente vicario dell'Assemblea Capitolina. In questa sala molto nota di Roma Capitale ho partecipato molto volentieri all'organizzazione, quindi il sostegno all'organizzazione di questa iniziativa, che purtroppo non mi potrò godere per tutta la giornata perché sono in partenza per Milano e non mi è possibile rimanere, perché l'apprendimento secondo me non può mai finire nell'arco della vita. Io che non appartengo, poi sono nata dopo il 45, però come dire, lo studio, l'interesse per la resistenza mi ha sempre attratto rispetto ad una conoscenza e anche a quel lato umano che la resistenza ha messo in evidenza. Purtroppo l'Assemblea Capitolina sta per chiudere, forse sta per chiudere, ve lo devo dire, perché anche qui è un momento di democrazia mancata. Se il sindaco non dovesse venire in aula a riferire, per evitare anche una crisi che si risolve unicamente all'interno del PD, io vengo dal PC ovviamente, noi siamo abituati a ben altro, ad avere una relazione che sia non solo istituzionale ma anche di costruzione delle politiche, di costruzione delle iniziative, delle attività, e questo ci è appartenuto sempre per chi come me ha fatto scuola anche di partito. La situazione di oggi è tragica perché, come dire, il sindaco e gli altri non sembrerebbero eletti dai cittadini, ma chi non è stato eletto dai cittadini sta condizionando molto la politica di questa amministrazione, ed è una cosa di una gravità enorme. E io parlo di questo a proposito di resistenza, perché la resistenza è anche dare sempre importanza non solo al voto ma anche a quella partecipazione attiva che noi abbiamo sempre voluto dei cittadini, quella co-costruzione che è fondamentale perché si crea un tessuto all'interno della città che sia anche un tessuto di tutela del bene comune. Questo io l'ho sempre fatto, l'hanno fatto molti altri consiglieri ieri che sono presenti. Che dire? Io mi sento male in questa amministrazione, nel senso che sono abituata davvero ad una politica che veda tutti coinvolti, come d'altra parte il PC ha fatto, perché la resistenza non è stata fatta unicamente, come dire, dai gruppi, ma è stata fatta anche con il coinvolgimento delle persone che hanno creato un tessuto sociale che ha visto, come dire, una popolazione, anche quella romana, aiutare a cacciare via chi ha creato non solo danni materiali, morali, fisici e quant'altro, ma ha creato un periodo di grande dolore e di grande mancanza di democrazia. Quindi nell'augurarvi buon lavoro, io chiederò poi magari a Gennaro, che insomma mi ha coinvolto, e chiedo anche alle associazioni di ricordarsi di me, di invitarmi, perché se dovrò andare a casa ho bisogno di continuare a seguire tutto quello che c'è attorno ad una
una società che si sta estraniando. Gennaro diceva del 25 aprile, bene, quando c'era Berlusconi, noi a Spinaceto, e Tina Costa se lo ricorda, abbiamo voluto celebrare il 25 aprile pensando che comunque questa data sarebbe andata nel dimenticatoio. Noi lo abbiamo fatto e lo faremo ancora. Il problema è che forse bisogna ritornare anche a una didattica che abbia la possibilità di andare a entrare nel cuore anche dei ragazzi, perché quel bene che la libertà, la democrazia venga sempre tutelato e anche in qualche modo propagandato, perché da questo punto di vista ci manca molto anche il rapporto con i giovani. Quindi vi lascio, perché appunto tra un po' mi aspetta il treno, e augurandovi un buon lavoro, e mi auguro anche, come dire, di continuare insieme questo percorso. Forse mi aiuterà ancora di più, io che non ho vissuto quei tempi, mi aiuterà ancora di più a fare un percorso che sia di nuovo di identità, perché ormai sta mancando l'identità, una identità ma anche un'affermazione di quei valori che per noi sono stati sempre essenziali, per me lo è stato. Io vengo dal mondo del sottoproletariato e quindi in qualche modo questo mi ha insegnato a lottare per la democrazia e per le pari opportunità, per l'equità sociale e la giustizia sociale. Sono sempre pronta e mi si conosce molto bene nell'ambito di queste battaglie in questa istituzione. Quindi grazie veramente tante, buon lavoro, e io adesso purtroppo vi devo lasciare. Mi dispiace, perché con gli esimi professori presenti oggi avrei anche potuto apprendere di più rispetto, come dire, alla mia cultura, alla mia preparazione. Una cosa solo, sto leggendo, non sapevo, e questo mi ha fatto scoprire altre cose. Dei pezzi, degli articoli, diciamo, di questo giovane ricercatore. Sono orgogliosa perché la Sardegna da cui provengo ha dato i natali a persone come Gramsci, come Berlinguer e tanti altri, perché insomma noi abbiamo avuto degli intellettuali notevoli. Questo giovane ragazzo ricercatore, che è Gianni Fresu, che sta scrivendo delle cose bellissime. Mi sono messa, come dire, in testa, una volta, se dovesse finire qui, di approfondire ancora di più, non solo con le letture di Fresu, ma ricominciando anche da Gramsci. Grazie.